Siamo sempre al piazzo con Jamie Style di Bodega Costa Costa. Siamo in corso del piazzo 6, allo studio 7. Qui tu realizzi delle scarpe di lusso con pellami pregiatissimi. Raccontaci un po' quello che fai. Sì, allora, Bodega Costa Costa è nata nel 2010. Con un progetto che avevo già in mente, insomma, da quando del mio vecchio standard, quando lavoravo per Prada. E è nata poi quest'idea dove realizzare una calzatura donna comoda, tacco alto, insomma, un tacco confortevole, però con materiali molto ricercati. Sono tutti materiali realizzati in Toscana con tinture realizzate, tutte lavorate con tinture naturali, perché questo è l'obiettivo, avere una calzatura comoda, fashion, però utilizzando dei materiali molto naturali. Uno Sì. stile che possiamo definire un po' anni 30-40. Esatto, viaggio molto su quel mondo lì, c'è gli anni 30-40 perché i miei disegni vanno tutti su una linea molto classica, easy, però gioco tanto sui colori. A Studio 7 ci sono anche degli ospiti. Tu Sì. abbini le tue scarpe con altre cose, altri prodotti. Abbiamo creato questo spazio proprio per quello, dove possiamo ospitare degli stilisti emergenti e non. Che possiamo far vedere le loro creazioni. Al momento, allo studio abbiamo due pittrici, Lela Tessari e Raffaella Muruso, anche due stilisti molto interessanti, una tra l'altro bielese, che realizza degli accessori molto particolari, ecco, accessori, la Elena Rossi. Ospiti anche delle grandi eccellenze biellesi in questo atelier. In questo momento abbiamo Barbisio, Caperificio Cervo, che è una realtà bielese che al momento sta andando molto molto bene. Siamo orgogliosi di averli qua all'interno della nostra atelier. Tra l'altro siamo stati ospiti loro al Pitti Uomo. Nel frattempo, mentre eravamo lì, abbiamo trovato un'altra eccellenza per noi. Diciamo, de foulard tessitura che è Niki Milano. Novità del 2016 per Bodega Costa Costa. Allora, la novità è questa, che abbiamo creato una nuova linea molto innovativa, diciamo, per noi, perché è la prima volta che lavoriamo con due materiali così completamente diversi. Ho creato dei modelli, dei disegni mescolando il tessuto bielese con il pelame fiorentino. È stato molto apprezzato e speriamo che sia un buon augurio per conciliare il tessuto bielese, perché rigorosamente deve essere proprio del territorio, e il pelame fiorentino. Grazie a Jenny Style, Federica Pizzato, Diario di Biella. E che sta